La strada che state vedendo inquadrata è via delle Saline, e qui c'è anche il muro che delimita la cintura ferroviaria, una cintura che taglia in pratica la nuova Augusta in due parti. Perché siamo qui? Perché in effetti dobbiamo documentare che Via delle Saline è ormai uno sconcio, non soltanto il tratto di confluenza con il cosiddetto lungo Fogno Rossini che ha allagato e abbiamo realizzato diversi servizi al riguardo, oggi è il 4 ottobre 2017 ed è ancora allagato quel tratto, ma anche per dimostrare come questa strada è appunto in queste condizioni pietose ed è una strada che viene percorsa quotidianamente più volte al giorno dai camion, dai tir, dalle autobotti, quello che volete voi, dalle autocisterne in sostanza, che provengono da un deposito costiero che è proprio nei pressi della stazione, che si chiama Maxcom. Un deposito costiero su cui abbiamo fatto tanti altri servizi, che dovrebbe essere tolto da lì, perché quando nacque qui c'era il deserto, Augusta era soltanto dell'isola, centro storico, poi dopo si è espansa e lì dove c'è la stazione attualmente, quel deposito costiero si chiamava prima Shell, dal nome della casa olandese produttrice del carburante, era proprio il pieno deserto. Ora invece nel pieno centro urbano, e nonostante le proteste dei cittadini, nonostante le promesse degli stessi titolari di questa Maxcom, nonostante anche l'interessamento della Marina e oltre 20 anni fa di Puccio Forestiera, allora deputato del collegio Augusta Lentini, tuttavia non è mai successo niente, nel senso che non si è mai fatto nulla per spostare, per delocalizzare, come si dice, questo deposito. Ma il signor Carrubba, allora sindaco anni fa, consentì il passaggio di questi grossi mezzi su questa strada, che quindi è addirittura ridotta in queste condizioni. Vogliamo vedere, vogliamo inquadrare da vicino, ecco un tratto. E quanto sia stato produttivo non lo so a questo punto, forse era necessario farlo per motivi diciamo così di traffico in quel punto, ma non è stata consolidata la strada. A questo punto ci domandiamo cosa si potrà fare per porre rimedio.